pazienti con disturbo alimentare che o sono usciti dall'ospedale e quindi bisogna stabilizzarli, oppure non ancora pronti agli interventi ospedalieri, oppure in attesa o in una lista d'attesa per interventi ospedalieri. Noi abbiamo nel nostro comitato scientifico l'equipe di Villa Garda, con il dottor Ballegravi e la dottoressa Caluggi, e rappresentano il gruppo italiano che sta facendo la ricerca più avanzata al mondo su questo tipo di disturbi. Nello specifico, gli obiettivi che ci poniamo sono perseguiti attraverso dei percorsi individualizzati e flessibili che includono due programmi di cura: un programma ambulatoriale intensivo e un programma ambulatoriale. Si tratta di programmi che vengono realizzati grazie al lavoro sinergico di un'equipe non eclettica formata da psichiatra, psicoterapeuti, psicologi e dietisti. L'accesso al CIP avviene o su invio del paziente stesso, o su invio di un familiare, o su invio di un professionista esterno che decide di avvalersi della nostra collaborazione. Il primo contatto è in una visita psichiatrica, è eseguita una valutazione psicodiagnostica e una restituzione di questo primo pezzo iniziale del percorso che viene fatta sempre con me. Il trattamento psicoterapico prevede l'applicazione della CBTE, una terapia individualizzata, ovvero cucita sulle esigenze di ogni singolo paziente, e flessibile, ovvero che prevede l'applicazione di strategie e procedure terapeutiche in maniera sequenziale per affrontare le caratteristiche peculiari della psicopatologia. La CBTE utilizza un approccio con il paziente di tipo collaborativo e non coercitivo. È una terapia molto strutturata e limitata nel tempo che può essere somministrata a pazienti sia adulti che adolescenti. In applicazione alla CBTE, il trattamento nutrizionale prevede incontri a cadenza settimanale con un dietista. Lo scopo delle visite è quello di concordare in collaborazione con il paziente i passi della settimana. Non si adottano infatti misure prescrittive, ma si lavora sulla cooperazione e sulla condivisione di obiettivi comuni.